Si è tenuta ieri sera presso il Palazzo della Cultura di Massafra la presentazione della undicesima stracittadina massafrese e della prima strapiccoli, che si terranno rispettivamente domenica 6 e sabato 5 novembre, organizzate dalla ASD Marathon Massafra. Benvenuti alla nostra conferenza stampa stasera che stiamo tenendo al Palazzo della Cultura, dove invitiamo tutta la cittadinanza il 6 novembre a partecipare alla nostra manifestazione. Manifestazione che vedrà coinvolti atleti della regione e non. E non solo, siccome siamo molto ambiziosi, abbiamo anche preparato una gara per i più piccoli che si terrà il sabato pomeriggio dalle 16 fino alle 18:30-19. Sono delle gare importanti perché Massafra ha sempre vissuto sin dai tempi del 1986, sono andata insomma un po' dietro nel tempo nel fare anche delle ricerche, dove il sabato e la domenica erano delle gare fatte sia per i top runner ma anche per gli amatori, per gli atleti amatori. E noi abbiamo voluto quest'anno riproporre qualcosa di simile, però questa volta coinvolgendo i bambini. I più piccoli e la domenica mattina avremo la gara del circuito Corri Puglia e la nostra stracittadina massafrese alla quale noi vi invitiamo tutti quanti a partecipare anche con una semplice camminata ma anche e soprattutto con gli applausi e gli incitamenti insomma, che ci farete durante il percorso. Finalmente ritorna la grande corsa su strada, domenica 6 novembre, l'undicesima edizione della Stra Massafra, ma soprattutto la quindicesima tappa del Corri Puglia. Massafra è diventata una città importantissima per il movimento atletico della Puglia intera e soprattutto della corsa su strada. La società, la Marathon Massafra, è riuscita a sviluppare negli anni un club di decine di runners veramente forti che si cimenteranno, aiuteranno anche gli altri runners di tutta la Puglia a confrontare su un percorso ostico, perché sappiamo tutti che il territorio di Massafra non è sicuramente piatto, ma che porterà tutti i runners a visitare le bellezze e il panorama di Massafra. Quindi un grosso in bocca al lupo a tutti.